Intanto ne vorrei anticipare per ragioni logistiche, visto che i tempi sono un pochino allungati, Maria Ottaviano, che è una psicologa della DELT di Isernia. Pensate il lungo viaggio che ha affrontato questa psicologa, 5 ore di treno e altre 5 dovrà farne adesso, quindi diamo prima la parola, dopo invece parlerà un'altra psicologa di Firenze, Giovanna Franchi, e appunto insomma, invertiamo questi interventi. Prego. Grazie soprattutto alla Lega Tumori di Isernia, di Pisa, che ci ha ospitati in questa bellissima sede, che ci dà un po' di emozioni, diciamo la verità. È una sede importante che illumina anche il nostro sforzo, il nostro impegno, il nostro lavoro. Io, come sapete, rappresento la LILT e vi porto un'esperienza fatta all'interno della mia sezione provinciale, che è la sezione provinciale di Isernia, e quindi non parlo della psico-oncologia della LILT nazionale, perché sarebbe, magari ci vorrebbe un'altra sede con altri tempi. Vi porto l'esperienza di un periodo di lavoro fatto con i pazienti insieme a due mie giovani colleghe. Ho avviato il primo servizio di psico-oncologia tantissimi anni fa all'interno solo della LILT di Isernia, perché pur essendo io psicologo clinico dipendente della ASL, in realtà non mi era dato di lavorare come in oncologia. Ero inquadrata in altri servizi, prima al materno infantile e poi addirittura al CERT, non c'era proprio spazio in questo ambito, e quindi mi sono cercata uno spazio mio all'interno dell'associazione di volontariato, che aveva meno pastoie, cioè ci permetteva di pensare un servizio, raccogliere dei bisogni e partire subito, perché tanto non costava niente, le energie umane erano gratis, e quindi abbiamo iniziato così. Nell'ultimo anno ho avuto la possibilità di farmi aiutare da due giovani colleghe, perché fra le altre cose facciamo anche formazione, abbiamo le tirocinanti, che poi ci restano legate, quindi ci aiutano parecchio in questo nostro lavoro. Parliamo delle aree del nostro intervento, che è stato, come dire, un po' difficile comunicare con le equip mediche, che di solito tra l'altro sono anche sotto, sono in pochi, vanno via in pensione, sono quindi molto molto più stressati di noi, e quindi è difficile anche parlare di una sofferenza totale, che è quella oncologica. Ma nel corso della vita, una breve digressione, noi siamo abituati ad avere dei periodi di sofferenza, sofferenza fisica, una malattia, periodi di sofferenza psichica, perché chiunque di noi affronta dei problemi, degli eventi dolorosi, e quindi cerca di risolverli. Oppure relazionali, pensate a chi ha un cattivo lavoro, un cattivo rapporto con i colleghi di lavoro, una delusione per le promozioni, delusioni di altro tipo, ma sono sofferenze che in genere, mediamente, il soggetto, noi tutti, affrontiamo separatamente, cioè uno per volta, e quindi possiamo convogliare tutta una serie di energie per le risorse personali, proprio per superare e affrontare meglio queste difficoltà. Il discorso invece del dolore totale, della sofferenza totale, che è una sofferenza anche e soprattutto esistenziale, abbiamo sentito questi bellissimi diari fatti da pazienti. Quando avrò tempo raccoglierò pure io un po' di cose dei diari dei miei pazienti, che sono veramente una miniera enorme della qualità del dolore. È un dolore totale, perché coinvolge sia la sfera psicologica, sia la sfera sul dolore fisico, non ci sono dubbi, perché comunque diagnosi, intervento e terapie successive, quello è un protocollo a cui nessuno sfugge. E quindi qui più che altro si salda il dolore fisico con quello esistenziale, con quello psichico, nell'ottica psicosomatica, così come hanno illustrato poco fa le mie giovani colleghe, onorevoli colleghe, perché insomma siete veramente brave, i miei complimenti. Qui più che altro vediamo che quando si fondono queste due sfere, queste due parti di noi stessi, anche il rapporto relazionale viene enormemente disturbato, viene enormemente insultato, e quindi qui abbiamo senza ombra di dubbio una sofferenza che è specialissima e profondissima.
Nell'ottica psicosomatica sia il soma, vediamo un cerchio, immaginiamo sia un soma, sia il corpo che la mente, hanno un punto di congiunzione, dovrebbe essere questa mandorla in cui si incontrano le due parti, e qui è il luogo in cui dovrebbero, come dire, hanno origine le emozioni. Le emozioni, sia belle che brutte, quelle che colorano la nostra vita e che danno, come dire, una coloritura positiva o negativa in ogni giorno e in ogni momento della nostra vita. Non esiste mai uno stato emotivo neutrale, solo la morte insomma ci rende neutrali sotto l'aspetto emotivo, quindi l'asse emozionale si sposta sempre nel segno più o meno, anche se lievemente, anche se in maniera poco, diciamo, percettibile. Questa premessa ci serve per capire che il nostro lavoro è cominciato tantissimi anni fa, è cominciato perché noi abbiamo raccolto tutta una serie di richieste, di bisogni di pazienti, richieste non mediche, e quindi venivano all'interno della Lega Tumori a chiedere cose che non avrebbero mai chiesto in ospedale. Quindi l'inizio è stato un inizio di lavoro fatto in assoluta separazione, quindi anche noi eravamo separati concettualmente, il nostro lavoro era separato da quello dell'equipe medica, e i pazienti venivano a fare delle richieste che non avrebbero mai potuto avanzare in sede ospedaliera, per esempio, perché lì parlavano un'altra lingua. Succedeva questo, che ancora oggi in molti posti di provincia, essenzialmente, perché non parlo né degli studi di ricerca né dei grandi centri delle grandi città, perché il servizio di psico-oncologia esiste quasi dappertutto, anche se va avanti sotto forma largamente volontariale, da quello che capisco, cioè anche le borse di studio non hanno nulla di strutturato, quindi dovremmo riflettere intorno a questa cosa, a questa possibilità. Prima c'è stato fatto uno studio dal professore Torta, che è importantissimo sotto questo aspetto, perché se i nostri amministratori sono sensibili al discorso della spending review, anche questo dovrebbe, al di là di tutti i benefici clinici, ma anche soltanto sotto l'aspetto della spesa e quindi del guadagno di giornate non spese in ospedale per queste complicanze psichiche, dovrebbe renderci un po' più, come dire, rendere un po' più sensibili i nostri amministratori. Quindi l'attuale stato dell'arte in genere prevede un protocollo di cura che è un protocollo di cura medico, ed è anche giusto, perché diagnosi, intervento e terapia successiva sono gli atti salvavita che vanno fatti, su questo non ci piove. Però ne consegue che grandissima parte della sofferenza emotiva di cui abbiamo parlato, la cui origine l'abbiamo vista, rimane in realtà priva di risposte adeguate, almeno negli ospedali minori attualmente. Quando ho cominciato io, anche negli ospedali più importanti c'era questa situazione. Perché l'assistenza psicologica è importante? Poi gli strumenti, sugli strumenti potremmo anche discutere a lungo. Personalmente sono orientata verso una modalità di tipo cognitivo, anche perché è possibile fare formazione, è possibile fare terapie focali, ma è importante comunque qualsiasi, voglio dire, metodica può andar bene, perché in realtà chi non ha, i pazienti malati di tumore che non hanno potuto integrare nei propri vissuti la malattia, quindi il processo di elaborazione, restano privi di quelle che sono le strategie importanti per dare le risposte, le strategie giuste per dare le risposte adeguate a tutto quello che segue la malattia, quindi a tutti i processi successivi, che sono i processi di cura, i processi di riabilitazione, i processi di accoglienza della malattia e di cambiamento di vita. Su questo è stato già ampiamente riferito, a quest'ora della giornata quasi tutto è stato detto. Quindi può accadere, però, io ne ho incontrati tanti di pazienti così, soprattutto negli anni passati, che anche quando, per esempio, alcune donne malate di tumore al seno, anche quando erano guarite fisicamente, in realtà si sentivano ancora emozionalmente molto fragili,
ancora malate, anche perché il contesto sociale nella vita relazionale, la guarigione sociale è l'ultima ad arrivare. Cioè si può essere anche guariti fisicamente e anche psicologicamente, però nel contesto sociale c'è sempre qualcuno che te lo ricorda, che ti ha un po' stigmatizzato, quindi la guarigione sociale è l'ultima ad arrivare e quindi il malato, se non fa questo lavoro di elaborazione della propria malattia, può sviluppare nel corso degli anni, scusatemi, posso? Può sviluppare un atteggiamento depressivo e quindi rinunciatario e quindi di chi in qualche modo ha limitato sia le proprie aspettative sia non mette in campo tutte le energie di cui dispone. Vado. Allora, perché abbiamo cominciato questo lavoro l'anno scorso? Intanto non parliamo della sofferenza fisiologica, perché quella c'è, il dolore c'è, insomma l'insulto fisico c'è ed è pesante. E noi volevamo vedere se esisteva poi una correlazione fra la malattia oncologica specifica e un riferimento alla sofferenza psichica che sia riconducibile a dei quadri nosografici insomma, abbastanza noti, accolti da tutti. Perché? Perché è molto difficile quando si entra in contatto col paziente oncologico, esiste una specie di magma incandescente che rischia di coinvolgere anche l'operatore, soprattutto nei primi colloqui, perché c'è questa, prima qualcuno ha fatto cenno a questo ed è proprio vero, tutta la sofferenza sommersa e tenuta sotto controllo magari per tutta una vita, poi si sladentizza e quindi per noi, soprattutto nei primi colloqui, è molto difficile prendere i primi appunti, almeno io parlo della mia esperienza, se non abbiamo poi un protocollo da seguire, quindi cercando di isolare alcuni aspetti, cercando di orientarsi attraverso tutta questa come dire, effervescenza di sofferenza che ci viene presentata anche in maniera disordinata le prime volte. E volevamo poi vedere se riportando a qualche quadro psicopatologico già noto e facendo degli interventi un po' più mirati, quindi parlo di terapie brevi e focali, il mio indirizzo è quello cognitivo, lo abbiamo già detto anche prima, si potevano limitare le conseguenze peggiorative dal punto di vista psicopatologico e si poteva recuperare sia un miglioramento dello stato emotivo del soggetto che ha come conseguenza una buona qualità delle sue relazioni, anche con l'equipe curante, perché uno dei problemi poi è anche questo, cioè soprattutto nei casi di recidiva, quando non c'è stata questa elaborazione, l'equipe curante da santi, perché all'inizio vengono santificati, quando va tutto bene vengono santificati e quindi viene operato un transfer positivo verso gli operatori, poi si sceglie sempre qualcuno, no? Che poi quando c'è la recidiva diventerà il capro espiatorio, quindi quando i nostri pazienti ci dicono ah che bravo, che vi dicono siete bravissimi, grazie, mi avete guarito, mi avete ridato la vita, attenzione, perché se ci mettono come dire l'aureola poi diventiamo i capi espiatori, questo è notorio insomma, quindi anche la qualità delle relazioni attraverso questa elaborazione della sofferenza può essere migliorata e quindi anche un rapporto con l'equipe curante può essere più modulata, più equilibrata e quindi può dare meno pericolo di burnout anche agli operatori, perché sulla questione degli operatori mi riallaccio un po' a quello che diceva il professor Torta, anche noi abbiamo difficoltà a fare gruppi Balint, i vecchi gruppi Balint sarebbero efficacissimi, però questo io ci ho provato per la verità già 4 anni fa, questo però avrebbe come dire, richiesto la necessità di depositare un pochino il proprio ruolo all'interno del gruppo e di unificarsi un po' tutti, quindi parlare un po' alla pari tutti e aprirsi un po' tutti sulle proprie difficoltà individuali. Il primario c'ha grandi, grandi difficoltà a farsi vedere fragile e non lo vuole fare davanti al portantino, non lo vuole fare davanti al suo infermiere, questo non è un problema da poco, quindi ci si può arrivare, però secondo me ci dobbiamo dare degli obiettivi
a lungo termine, dovremmo cominciare a operare, secondo me, non inizialmente su tutta l'equipe, ma su alcuni membri dell'equipe, i più disponibili, i più. Poi magari quando viene, come dire, si vede il miglioramento delle relazioni da parte di chi fa il Balin, anche gli altri pian piano cominceranno a venire. Noi ci siamo mossi in questa direzione perché il classico Balin, come da manuale, non siamo stati in grado di poterlo realizzare, almeno a Isernia. E quindi facendo questo lavoro di intervento su questi pazienti avremmo visto se per caso anche la gestione della malattia, e quindi non parlo manco di compliance, parlo proprio di partecipazione alla gestione della malattia, potesse migliorare. Dove lo abbiamo fatto? Quindi abbiamo visto perché, abbiamo visto dove lo vediamo adesso, in ospedale, nel reparto oncologico come primo approccio. Siamo stati accettati da 2 anni, prima non era possibile, avevamo tutta una serie di problemi ad entrare come Lega Tumori all'interno della struttura ospedaliera, all'interno del reparto oncologico. Adesso lo stiamo facendo da 2 anni con una presenza bisettimanale e soprattutto nella zona del Day Hospital, perché c'è tanto tempo per poterci lavorare, c'è uno spazio per l'approccio e poi c'è uno spazio, ci prestano una stanza che usiamo a scavalco con altri operatori, e comunque questo ci permette di avere almeno i primi 3 colloqui in ospedale. Successivamente il resto della terapia la facciamo alla sede della LILT e anche dopo una 15ina di colloqui più o meno, perché qui non siamo molto rigidi, c'è il paziente che già dopo 12-13 colloqui accetta di entrare nel gruppo psicologico, facciamo gli interventi sul gruppo e il diario di cui parlavano le colleghe noi lo utilizziamo nel gruppo, quindi viene socializzato ed è molto molto efficace. Prima non lo facciamo il diario, lo facciamo nella sede del gruppo, anche perché alla Lega Tumori i pazienti già vengono, perché noi facciamo il dono della parrucca in fase di chemioterapia, facciamo sedute di yoga, abbiamo delle convenzioni con delle palestre perché la nostra sede non ce lo permette, facciamo ginnastica in acqua, anche altre attività che possono, facciamo lo yoga, l'ho detto, e soprattutto facciamo la protezione sociale e lavorativa. Abbiamo un legale al quale facciamo riferimento e questo è un grandissimo aiuto per i pazienti. Spesso loro non sanno come fare per chiedere per esempio un parcheggio per l'handicappato, come fare, e sono problemi reali per loro, cioè all'interno della Lega Tumori trovano questa forma di assistenza, questa rete che li alleggerisce non poco nella gestione della malattia. In che modo? Intanto abbiamo iniziato cercando di coinvolgere l'equipe ospedaliera, per loro era un discorso completamente, sì, loro parlavano di qualità di vita, avevano fatto tantissimi convegni, sapevano molto bene che insomma il paziente aveva anche altri tipi di sofferenza, però poi tradurlo a livello operativo diventava un problema per la gestione, per gli spazi, per tutta una serie di, anche di competenze, no? Perché c'era il medico che diceva sì, io ho bisogno di voi, mi fa piacere se venite, e l'altro che diceva vabbè, ma facciamo tutto noi, ma insomma non abbiamo bisogno degli psicologi qua dentro, se abbiamo bisogno vi chiamiamo noi. Quindi l'idea di accogliere un servizio nuovo che andasse a integrare le loro competenze è dovuta passare attraverso una serie di riunioni durate più o meno 2 mesi, una volta a settimana. Abbiamo cercato di condividere con loro gli obiettivi del nostro intervento. L'orientamento è stato di tipo cognitivo, ce lo siamo già dette, il problema era dove scriviamo le nostre cose. Loro hanno detto no, la cartella clinica dell'ospedale non si tocca, anche se noi abbiamo fatto una convenzione, l'abbiamo firmata, però questa non si tocca, e noi abbiamo una cartella nostra, quindi una cartella clinica nostra con criteri diversi che viene conservata all'interno degli uffici della Lega Tumori, quindi portata via dall'ospedale nel momento in cui il paziente esce dal colloquio ospedaliere e viene accolto alla nostra sede, che è distante dall'ospedale, circa 3 chilometri, quindi è una sede molto... Vedo che devo andare avanti? Vado avanti. Allora, sui sintomi sono gli stessi che sono stati elencati, quindi non mi dilungo. Vi dico un po'
che la nostra indagine ha riguardato i primi 6 mesi dalla diagnosi ai primi 6 mesi della diagnosi, quindi anche durante il periodo dell'intervento, delle prime sedute di chemioterapia o di radioterapia. I disagi più rilevati sono stati quelli del gruppo reattivo e quindi quando parliamo di depressione, nel nostro caso noi abbiamo rilevato la depressione come stato, quindi non la depressione di tratto. Quindi, essendo questo un periodo di estremo allarme, i nostri dati depressivi sono molto elevati, parliamo dei primi 6 mesi. Stress, depressione e ansia sono stati 3 macro aspetti che abbiamo osservato in questi primi 6 mesi, perché non potevamo fare altro, perché insomma la messe era troppo ricca, quindi dovevamo orientarci su qualche macro area. Da 0 a 6 mesi dalla diagnosi il 78% delle persone presentavano tratti di depressione, e questa è la notizia brutta, ma quella buona è che erano depressioni, per l'82% erano depressioni reattive e quindi del tutto funzionali, secondo anche lo schema di Kubler-Ross, che esiste un periodo di depressione dopo la comunicazione diagnostica che fa parte del processo di elaborazione del lutto, cioè dell'insulto che il soggetto ha avuto dalla malattia. Richiede, per poter andare avanti, per accedere alle risorse anche di tipo aggressivo, se volete, quindi anche la rabbia e tutto quanto che serve poi a riprendersi, ha questa cadenza, e quindi abbiamo beccato molti dei pazienti che si trovano in questa fase qui. Però la cosa non ci ha preoccupato, perché sappiamo che in questa fase il paziente già sta lavorando su di sé, già sta andando avanti nel processo di elaborazione. Il 34% di questi soggetti depressi, quelli che avevano depressioni più profonde, non avevano mai fatto colloquio psicologico e erano molto incuriositi e hanno anche accettato di tornare, quindi sono entrati in terapia con noi. Il 34%, se si pensa che questo è un servizio del tutto nuovo, non è poco. E all'interno di un ospedale noi siamo stati più che contenti, perché non avremmo avuto questi dati qualche anno fa. Tra i soggetti depressi il 48% ha accettato una terapia farmacologica, e gli altri no, anche con, come dire, è stato concordato con l'equipe questo, perché ci sono stati dei soggetti che dopo i 6 mesi dalla diagnosi continuavano ad avere problemi di depressione o di ansia accesa. In questi casi noi abbiamo fatto l'invio a un esame più approfondito a livello psichiatrico, perché richiedeva non era più un normale percorso di elaborazione, ma era invece una sofferenza acuta, soprattutto se accomunata ad una insonnia. E quindi in qualche modo abbiamo cercato di abbiamo fatto l'invio in psichiatria, mentre gli altri hanno continuato, questi l'ho detto, e però c'è stato un 25% di pazienti, dove sta, che ha lasciato la terapia di pazienti depressi prima di averla, prima di averla conclusa, il 25%, su iniziativa propria, ha interrotto la terapia antidepressiva con motivazioni varie. Qualcuno ha detto non prendere questa roba, qualcuno ha detto ce la posso fare da solo, però motu proprio hanno lasciato la terapia prima di averla conclusa. Eccolo qua. I disturbi post-traumatici da stress, qui ci troviamo perfettamente con le cose già dette stamattina, sono stati disturbi più rilevati sempre nei primi 6 mesi di terapia, di approccio alla malattia, dai primi 6 mesi dalla diagnosi. E le fobie sono arrivate, soprattutto le abbiamo notate, purtroppo è un po' spezzettata questa relazione perché ho dovuto tagliare delle slide, non rientravano i 20 minuti diversamente, le fobie sono state molto presenti nei casi di crisi d'ansia in recidiva.
La cosa importante è che le crisi d'ansia sono state molto più frequenti nei casi di recidiva e con delle fobie che avevano un contenuto specifico. La prima, la più importante, era la paura delle siringhe, ma soprattutto del port. Il port è una delle cose meno accettate nel paziente. C'era proprio questa paura di doversi, casomai aggravare, di doversi sottoporre all'impianto del port. Poi c'era la paura di tornare nel day hospital e quindi di rifare, in realtà poi dietro c'era la paura di rifare un altro ciclo di chemioterapia, e poi paura di fare l'attacco, e la socialità, cioè il fatto di nascondersi agli occhi degli altri, non partecipare più, non andare a cinema, non andare a messa, non partecipare più a una, come dire, a un matrimonio, a una cerimonia, per paura di mostrarsi trasformati fisicamente dalla malattia. Questa è una fobia molto rilevata anche negli uomini, stranamente ci ha un po' meravigliati anche negli uomini questa rappresenta. Le immagini evocative delle crisi d'ansia erano di tipo olfattivo e di tipo visivo essenzialmente, cioè già degli odori scatenavano delle crisi d'ansia molto molto frequentemente. Quelle olfattive, per nostra sorpresa, sono state le più numerose, quelle che si sono presentate maggiormente. Le crisi d'ansia con interessamento somatico percentualmente sono state poche, sto parlando sempre in caso di recidiva in questi casi, sono state il 16%, però attenzione, perché pur avendo questa forma eclatante di sofferenza, vomito, nausea, tutto un interessamento somatico, in realtà poi, una volta passate queste crisi, in questo gruppo di pazienti avevamo una relativa autonomia. Negli altri invece, negli altri pazienti che alla crisi d'ansia non avevano associato sintomatologia fisica, in realtà loro dimostravano essere, sono stati molto più dipendenti, hanno richiesto più aiuto, più accompagni, sono stati meno autonomi rispetto alla gestione della malattia. Quindi magari creavano un forte allarme quelli che avevano la crisi, diciamo, con interessamento somatico, però quelli poi si dimostravano più autonomi rispetto agli altri. A me, che cosa abbiamo fatto? La nostra idea è stata quella innanzitutto di isolare alcuni tratti dei disturbi dell'adattamento, perché poi in realtà quando parliamo di queste sofferenze reattive sono tutte inquadrabili nei disturbi dell'adattamento, richiedere nuove condotte di vita e rimodulare i propri progetti di vita è facile a dirsi, ma è difficilissimo a realizzarsi, perché poi tutta l'attività familiare e il clima emotivo familiare dipende dalla salute, dall'umore del malato. Quindi un lungo discorso bisognerebbe farlo anche per i caregiver, perché insomma anche loro fanno parte, noi ne abbiamo assistiti 6 durante la nostra, questo studio qui, questo gruppo di pazienti che è di 48 pazienti, ne abbiamo assistiti 6 e 2 di questi hanno avuto crisi d'ansia, anche i caregiver hanno avuto crisi d'ansia, uno con interessamento somatico, tra l'altro era anche un infermiere. Quindi il tutto per dire che le variabili più importanti sono state osservate, ve le abbiamo detto, quindi sono riconducibili al disturbo post-traumatico da stress, quindi con crisi d'ansia, e soprattutto ai disturbi depressivi. Molto dipende dallo stadio della malattia, quindi, perché tutti quanti poi si attaccano a internet e vedono quali sono le possibilità di sopravvivenza, e quindi l'umore dipende anche da questo. Dalle terapie, dall'attesa delle terapie, sono più o meno invasive, perdono i capelli, nelle donne è importante anche questo, quindi dagli effetti collaterali delle cure, cioè il cortisone che mi gonfia, che mi sfigura, che mi dà questo tipo di sofferenza, anche diciamo che il sé corporeo viene colpito, la parte narcisistica della persona è a terra assolutamente, quindi su questo non ci piove, ma si affronta meglio tutto questo quando esistono delle buone risorse familiari, una buona rete
di sostegno. Quando la rete non c'è, perché magari molte coppie sono di fuori, non hanno i familiari vicini, eccetera, qui entrano in gioco le associazioni che funzionano, possono creare una buona rete anche amicale che può sopperire meglio, magari ad alcuni genitori che stanno lontani, ma magari sono anche anziani, anche malati, quindi non è detto che debbano essere sempre i familiari. Purtroppo in questo gruppo qui, non l'avevamo mai rilevato prima nei gruppi precedenti, e un elemento importante è stato quello della situazione economica, familiare e lavorativa, perché spesso ci siamo trovati con persone, con giovani, coppie, perché purtroppo il tumore si sta verificando in fasce di popolazione sempre più basse, in persone che, in cui uno è licenziato e l'altro in cassa integrazione, quindi questo concorre ad avere uno stato emotivo estremamente allarmato della famiglia. Io vi ringrazio. Io ringrazio anche io Maria Ottaviano, anzi mi scuso prima se l'ho sollecitata, ma per la sua interessantissima relazione, purtroppo è capitata alla fine, è un po' lunga e i tempi sono quelli che sono.